Questo moralista, no? Se uno legge l'Enciclopedia Moralista, alla fine rischia di essere ridotto a questi aforismi, che sono magnifici, anche quello del titolo. Il titolo è ancora più bello completo, perché lui dice: coraggio, il meglio è passato. Questo è l'aforisma completo da cui è tratto il titolo. Però anche lì si rischia di contrarlo come un battutista, insomma, come un fantasista. Non so se frequenti il calcio, il fantasista è quello, però poi efficace, che alla fine di quella fine si fa a meno. Sì, il tentativo di ridurlo a battutista va avanti da anni perché Flaiano è molto impegnativo, è molto preoccupante per la cultura italiana, difficile da definire, è molto intelligente, è un talento che non ci siamo meritato, cioè, ce l'hanno regalato, non si sa bene come è successo, ma ci siamo ritrovati, uno scrittore straordinario, elegantissimo, in un momento di rozzezza abbastanza, insomma, diffusa, noi abbiamo trovato questo, io per entusiasmo dico genio, adesso qualcuno dirà ma come genio, sì genio, io trovo Flaiano lo scrittore italiano più interessante di quest'ultimo secolo, non ho dubbi su questa cosa qui, e soprattutto una persona che aveva capito prima degli altri con maggiore completezza di vivere in un paese come il nostro, che lui aveva classificato e catalogato in maniera molto esatta. Cioè, il meglio è passato, non è una battuta da portacenere, è vero, è tutto vero quello che dice lui. Ed è singolare come la gente per difesa ha cercato di, appunto, di isolare Flaiano. Riportandolo a queste battute fulminanti, ma battute. A Roma c'è stato un periodo in cui appunto si faceva un uso smodato di battute e questa moda veniva indicata come la flaianite, che non è vero, cioè, a parte che l'aforisma ha provenienze più antiche e anche più complesse, ma hanno cercato di isolarlo e di. Per esempio nell'ambiente del cinema dicevano che era pigro, verissimo, uomo di una pigrizia straordinaria, io lo ammiravo perché riusciva a sfuggire agli impegni in una maniera professionalmente, insomma lui rispondeva al telefono con voci diversissime, mentiva in maniera clamorosa, era molto divertente perché io lo beccavo perché lo sapevo. Ma molti ci cascavano, e lui cercava di non. Era infastidito, era annoiato da certe incombenze che uno purtroppo deve fare perché deve campare. Ma lui avrebbe fatto il contemplatore. Lui, per esempio, faceva anche dei lavori defaticanti, per esempio, scriveva anche 2 o 3 lettere al giorno al suo amico Vittore. Vuoto di memoria, sì, vabbè, insomma, Maccari, andiamo, c'è un carteggio tra lui e Maccari, che è stato poi pubblicato, strepitoso. Loro si scrivevano quotidianamente delle lettere di insulti, sanguinosi, accusandosi di cose mai commesse, di colpe mai. Comunque, e questo li aiutava a sopravvivere, ma poi anche. Un certo gusto per l'esagerazione. Lui cercava di spingere la critica verso il paradosso. Per esempio, lui diceva: a me piacciono i luoghi degradati, Calcutta, Fregene, Montesacro. Che sembra un'esagerazione, ma è così. Sono posti Montesacro, che a Roma chiamano la città giardino. Pateticamente, perché la città è una zona orrenda, mi dispiace se qualcuno si è affezionato a quel quartiere, Giardino di che? Tu lo conosci, insomma, fa schifo. Beh, no, insomma, diciamo, C'è di meglio a Roma, sì, c'è di peggio anche, questo è vero. Comunque lui abitava lì, nella città Giardino, e si Non era era un posto dove affezionato. abitavano gli scrittori e gli intellettuali, per esempio, questo, no? Sì, per un primo periodo, all'inizio Città grande. sì, perché erano previste palazzine. E poi sono arrivati i condomini enormi, ma insomma lui era un
un uomo strano, per esempio aveva uno stranissimo rapporto con l'automobile, non la conosceva e la trattava malissimo, non gli ripartiva, quindi stava mesi per strada, però gli piacevano molto le macchine. Io mi ricordo che una volta comprai una macchina che non avrei potuto permettermi, ovviamente ho fatto il passo più lungo della cambiale e andai a Roma con questa macchina, più bella macchina del mondo, e sono andato lì a Montesacro, a casa sua, per fargliela vedere. E lui, perché ci prendevamo in giro quotidianamente quando ci vedeva, è uscito di casa, ha fatto il giro della macchina fingendo una valutazione, poi mi ha guardato e ha detto: bella, quando la devi restituire? Era vero, poi grosso modo è successo di lì a poco. Ed è un modo, un atteggiamento nei confronti delle cose che succedono, che insomma non capisco perché non l'hanno seguito tante persone, alcuni sì, ma è poco conosciuto questo lato di una certa intelligenza italiana portata al paradosso e alle esagerazioni. Io mi ricordo per esempio che lui a lui piacevano le esagerazioni. Per esempio, lui aveva attaccato sulla porta del suo studio un telegramma che non avevo mai visto, un telegramma alto un metro e largo altrettanto, lunghissimo, un telegramma che sarà costato una fortuna, di Peppino De Filippo, che lo ringraziava per una recensione positiva, ma lo faceva in una maniera talmente esagerata che era strepitoso, e lui ogni tanto se lo rileggeva dice: punto, punto e virgola, due punti. No, ma lo faceva seriamente, che è ancora più ridicolo, se vuoi. Invocava benedizioni divine, ma non si sa, lunghissimo, e lui era contento. Appunto, aveva delle preferenze, delle predilezioni che non erano poi conosciute neanche dagli amici, che appunto, per esempio, lui nelle sedute di sceneggiatura, chi lo conosceva sapeva benissimo che il suo apporto era fondamentale ma non vistoso. Lui stava da una parte, toccava un po' di oggetti in giro, apriva la finestra, andava al bagno, cioè non è che facesse, e poi diceva una cosa e andava via. E questo irritava i bisolerti, i sceneggiatori di batteria, quelli che stanno lì ma insomma. E quindi lo trattavano un po' come uno snob, una specie di parassita, invece il suo apporto era fondamentale, cioè quella classaccia di certi film è dovuta proprio esclusivamente a lui. Ma anche in Fellini la mano di Flaiano la si vede, chi lo conosceva e chi conosceva il suo stile sa benissimo dove, sa benissimo per esempio, e io lo colpì indovinando, ma mica tanto, casualmente, nella Dolce Vita c'è Steiner, l'intellettuale che poi ammazza tutti i figli e vive in questo quartiere orrendo che è l'Eur, ed è la scelta del nome, dell'aspetto fisico e addirittura dell'abitudine che questo intellettuale, è intellettuale, cosa fa? Di giorno va in una chiesa avveniristica a suonare l'organo. Io non conosco molti intellettuali organisti, ma insomma penso che ecco appunto. E naturalmente, per rendere più l'idea, per essere più facile, cosa va a suonare lì? Toccate fuga e minori di Bach, che è l'unica conosciuta da Fellini, tra l'altro. Cioè c'erano delle concessioni, e io infatti ho detto: questa non è tua. Dice: no, è vero, mi sono battuto per toglierla, ma non, perlomeno per modificare la scelta di repertorio. Cioè mettere come musica è proprio il minimo. Ma questa difficoltà deriva un po' dalla poliedricità, la parola che usava prima Giancarlo qua su questo palco. Ieri mi viene in mente che Giulio Scarpati diceva, no, uno alla fine è inquadrato in una cosa, nessuno accetta mai che tu sei di lato rispetto all'immagine che ti si va di te, e questo rende appunto difficilissimo raccontare Flaiano, perché di linguaggi ne ha praticati diversi. Perché secondo te non ne ha scelto uno? Cioè, cos'è che gli ha impedito di diventare
un vero autore cinematografico e quindi forse anche inevitabilmente un regista o un autore più nitidamente riconosciuto o un autore teatrale. I suoi testi teatrali sono importanti, per noi è paradossale scoprire che il marziano, cioè l'immagine che più si è attaccata alla fama di Flaiano, sia stato il più clamoroso suo insuccesso teatrale. È stato un autore teatrale importante, ma anche lì un po' laterale. Della letteratura abbiamo già detto, il moralista lo ha praticato in quelle forme lì. Perché secondo te non ha accettato di essere, di entrare in un genere di scrittura? Perché per carattere non gli piaceva fermarsi e lavorare a raffinare delle cose, andava avanti, cioè andava verso altre esperienze. Non, insomma, non era così fondamentale. Anche la commedia, per esempio, dopo il Marziano a Roma, la conversazione continuamente interrotta è un grosso passo avanti, ma non se ne è accorto nessuno. Quindi non, sapeva che questi sono sforzi che non premiano, che non risolvono niente. Poi il fatto che lui ha subito un forte trauma professionale quando ha litigato, sì, quando si è diviso da Fellini. A quel punto lui ha avuto una specie di rigetto nei confronti del cinema, che lui, insomma, faceva coincidere col rapporto con Fellini. Ed era anche dispiaciuto, perché quella è stata veramente un'amicizia vera, anche buffa. Io mi ricordo che i loro rapporti erano rapporti tra due compagni di scuola che si fanno anche i dispetti. Per esempio, Fellini aveva una macchina americana, guidava malissimo Fellini, era proprio da mettere in prigione, non da multare, da arrestare. E si presentava da Ennio con questo macchinone americano e poi diceva: dove ti porto? Va bene, allora mettiamo la benzina, e gli faceva mettere un pieno di benzina in quelle macchine americane, ti costa come viaggiare in aereo, non aveva mai soldi. E questo lui comprava, pagava la benzina, ma si innervosiva come una bestia. E anche le piccole bugie che raccontava Fellini, che era notoriamente un grande bugiardo, ma bugiardo per giocare, per ruzzare. Cioè inventava o falsificava certe cose per il gusto di manipolare. Dico una cosa, una volta mi telefonò per ringraziarmi, avevo scritto un articolo su di lui e lui l'aveva molto gradito, allora mi chiamò e fece i soliti suoi complimenti con la voce in falsetto, mi facevano molto ridere. E poi finì con lo sbrodolamento dei complimenti: ma no, ma tu sei giovane, sei molto giovane. Sono leggermente più giovane di te, ma insomma non è che... Ma dì, ma quando sei nato? Sono nato il 19 gennaio, anch'io. Non era vero. Lo diceva per farmi un favore, cioè mentiva, sono delle cose che io... Lui era nato il 20, ma ha detto che era nato il 19 gennaio per farmi piacere, chissà perché. Perché chi se ne frega. Però, ecco, lui mentiva, aveva il gusto della falsificazione. Anche questa dichiarazione c'era un po' di ipocrisia, ma certo, ma assolutamente. Una melliflua ipocrita. Sì, no? sì, ma è vero. Però naturalmente è stato una grande, cioè un grande sodalizio. Cioè, Fellini ha rubato a man bassa molte cose di Flaiano, cioè tutte le cose che riguardano l'infanzia, la scuola, i preti, i rapporti con i genitori, è tutto materiale flaianeo, assolutamente. Questo, qui appunto Flaiano, questa figura che è spesso associata a uno sguardo ironico e disincantato o addirittura comico, umoristico, è segnata da autentiche tragedie. La figlia è una storia raccontata molto bene, anche nella senza, sì, insomma, esagerare. Quello che si capisce meno è un po' il lutto della sua infanzia. Io questo non l'ho mai capito, mi sembra quasi un orfano, anche se tecnicamente... Sì, no, era praticamente un ragazzino che veniva affidato ora uno, ora l'altro. Perché? Poi vissuto padre... in collegio, è vissuto in città stranissime, le ricevute, Camerino, Senigallia... Il padre aveva la strana abitudine di sposarsi continuamente. Si è sposato 3 volte, che per l'epoca è abbastanza... un record, quindi ogni volta che c'era un cambio di gestione cercava di sfoltire un po' dei figli, ce ne aveva tanti. Quindi lui, che era, diciamo, uno dei grandini, lo mandò da degli amici, prima da una parte, poi da un'altra, poi in un collegio, insomma lui ha fatto un giro d'Italia da bambino a 5-6 anni,
fino a 12 anni quando è venuto la prima volta a Roma, perché a casa non c'era posto per lui, perché il padre si era risposato altre due volte, perché la madre era morta, cioè erano famiglie che vivevano abbastanza male, diciamo, in una società difficile, in un contesto di strana crudeltà, crudeltà di sentimenti. Ma per esempio c'è in un suo appunto diaristico, lui che dice: ieri è morto mio fratello, e cerca di ricostruire, non si ricorda niente di questo fratello, perché l'ha visto un po' quando era molto piccolo, poi l'ha rivisto dopo 20 anni, cioè l'hanno impoverito di certi legami, di certi sentimenti, perché così era la vita allora. Beh, allora è abbastanza strana come famiglia, no? Questa è anche la sua, adesso voglio fare lo psicanalista, una certa insicurezza o instabilità, visto che poi quando la sua famiglia la creerà c'è questa tragedia. Sì, 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 non è stato fortunato, no, per niente. E in più, sono botte che difficilmente ti danno la possibilità di riprenderti. Com'è che c'era questo rapporto così con Roma? Com'è che ha capito così tanto Roma? Sembra ovvio, forse, conoscendo com'era Roma allora, anche se la tua immagine di Montesacro non era esaltante, Enrico. Quindi, perché si è così totalmente Roma, immerso nel... Perché Roma è la prima città che l'ha accolto veramente. Cioè lui ha fatto tutto questo giro tra Brescia, Chieti, è stato ovunque, ma in tutti i posti dove stava 3 mesi, 2 mesi, Roma l'ha acchiappato e l'ha tenuto con sé. Quindi già la prima riconoscenza nei confronti di una città che non ti respinge. Non solo, ma a Roma lui ha avuto la possibilità di stringere dei rapporti umani, mentre prima erano tutti rapporti molto precari con persone che aveva visto poche volte nella vita. Insomma, Roma è stata... c'è la descrizione del suo arrivo a Roma, che è favolosa, tutta inventata ovviamente, ma bellissima, si inventa che in quei giorni c'è il Tevere tracima e quindi vede passare con l'acqua del Tevere tutto il passato di Roma e tutto quello che forse va cancellato della Roma del passato, però Roma era la sua città, assolutamente. Forse per questa specie di mollezza, limitezza, certo, che ha Roma. Certo, la possibilità di mettersi d'accordo, di transazione. Non è una città, non è Milano. Milano che ti fischia a teatro e ti fa male. A Roma ti fanno le pernacchie, che è un'altra cosa, è sempre offensivo, ma... consente un'elaborazione, sì, del lutto. Sì, sì, sì. Infatti, Roma... come Montaldo, che ha elaborato il lutto del ragazzino che gli ha detto, sì, quella del triciclo. Sì. E questa cosa, no, vabbè, questa cosa degli aforismi, poi dico che ci infastidisce questa riduzione di Flaiano a battutista, appunto, anche se autore di aforismi, già qualcosa, giustamente tu prima, facevi cenno al fatto che l'aforismo, il genere aforistico, ha una tradizione lunghissima, ha fondato il moralismo dei grandi scrittori francesi, cioè, però, ecco, detto tutti questi limiti e la paura, appunto, di trattare, e la cautela con cui si trattano gli aforismi di Flaiano, in effetti sono geniali, e sono tanti geniali. Non so se sai che internet li sta... perché in internet gli aforismi, sì, sono molto popolari. Sì, ma ci sono dei falsi tremendi. Ci sono dei falsi clamorosi, forse. Il carro del vincitore, gli italiani che salgono sul carro del vincitore è una citazione sua, sì, di un altro aforismo, insomma, sono molti, vabbè, molti, però c'ha una capacità di dire, certo, la situazione è grave ma non seria, no? Questa è una cosa che per tutta la vita, e la ripeti tutte le mattine, ma non è sua, non è manco questa, no, non lo so, però, ma voglio dire, ti attribuiscono, quando uno non sa di chi è, boom, butta di però io vi ho fatto questa idea, però la vediamo, di quelle sue che sono comunque tante, sono raccolte, che lui ha una natura un po' felina, cioè sai, come il gatto, che perché la pigrizia, che tutti voi mi dite, anche altre testimonianze leggendarie della pigrizia nel senso della, come dire, capacità sua di deviare, poi però c'ha uno scatto prodigioso, anche il racconto che si fa ogni volta delle sceneggiature, anche quelli che hanno lavorato con lui mi dissero, lui stava da una parte, non stava seduto, non partecipava mai, e poi diceva una battuta, sì, e cambiava la scena. Non c'è un rapporto adesso tra pigrizia e genialità?
Io sono convintissimo, assolutamente convinto. I geni sono pigri, no, non tutti. Assolutamente, io sono portato ad attribuire al geni. Non ci sono dei geni passati. Le formichine non sono geniali, su. Sono... Vabbè, io so che ci sono dei geni che scrivono tutti i giorni 20 pagine, ma non faccio i nomi. Chi vogliamo citare? No, Gramsci stava in carcere, per esempio, quello è un genio. Chi? Ma Gramsci sto citando, ma mica per dirti. Vabbè, ancora. No, ma no, perché invece quell'applicazione adesso. Gramsci era uno studioso. Ma in chiave condotta non voglio parlare di Gramsci, mi imbarazza persino come mettere. Ma pure però, a me. Però ci sono dei geni pazienti, ma non importa, dai, dimostriamo. Cioè, qual è il rapporto? Perché il genio deve essere. Perché si devono ritagliare delle fette di vita. Se tu ti lasci prendere dal lavoro, dall'impegno, da tutto quello che quotidianamente ti viene presentato come importante, tu non cambi più. Cioè, ormai è tardi, me l'ha detto ormai la mia vita del fatto. Lo so, infatti tutti noi piangiamo su quello che non abbiamo fatto, però il discorso è che io lo capisco, su quello che abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto, inutilmente, sì. No, lui aveva questo senso del tempo, perdere tempo, quel tempo lì è vita, non c'è niente da fare. Noi poi sostenevamo questa tesi anche con un altro, in qualche modo apparentabile a Fraiano, che era Marcello Marchesi, un uomo straordinario, molto superiore alle cose che è stato costretto a fare per sopravvivere. E c'era un atteggiamento di leggerezza. Noi siamo un popolo latino, quando prendiamo la penna in mano dovremmo fare in modo che far entrare qualcuno che la riprende, dice, allora parliamo un momento, gliela ridò, è la penna, per carità, però lei che cosa ci vuol fare con sta penna? Cioè, io proibirei ai nostri pensatori di insegnarci che cos'è la vita. Lasciateci campare, sbagliamo da soli. Cioè, io non sopporto i moralismi, ma di nessun genere. E Fraiano era il contrario di qualsiasi moralismo, la sua vita, la sua filosofia, è chiaro che si può giudicare in maniera molto cruda e crudele anche, cioè un uomo, qualcuno può dire anche superficiale, non era vero, ma lo può dire, è un uomo che cerca di sfuggire alle proprie responsabilità, e beh, non fa bene, cioè che vogliamo fare, la rincontra le... preoccupazioni, fargli la festa, là, sono qui. Ma bisogna anche. A noi manca la leggerezza, siamo pesanti, siamo anche proprio dei rompiparti. Certo. Io aveva 26 anni più di te. 26, sì. Marchesi. Marchesi era del 12, si dice sempre sono 24, stati, 24 sono stati anni. Due maestri, sì, così si può dire due maestri, ma come l'ha incontrato Fraiano? Fraiano e Bianciardi, beato te, però sei stato, sì, fortunato, forse no, fortunato, io sono andato a cercare, oh, come fa? Non è che veniva da casa mia, abita qui, no, io andavo e cercavo di acchiappare, perché questi intanto, come è successo con Fraiano? Quelli che capivo, che sentivo più vicini, quelli che ammiravo di più. Per esempio, ho lavorato anche, ho conosciuto, ho frequentato Mastronardi, ma un altro tipo di rapporto. Mastronardi era geniale, ma non era il tipo di rapporto che ho avuto, per esempio, con Bianciardi, con il quale ho lavorato, abbiamo scritto insieme delle cose per la radio e per la televisione. E Bianciardi, per esempio, è un altro grande maestro, di tipo diverso. Era un uomo, cioè uno sconfitto, con dei guizzi di vivacità che lo rendevano particolarmente affascinante, mi ricordo. Io lo andavo, abitavo abbastanza vicino a Milano, in zona Sempione, lo andavo a trovare e lui usciva di casa in ciabatte. Ora a Milano, se tu esci di casa in ciabatte, ti guardano male, vedi la gente fra... E io ho detto, guarda che ti guardano, e perché? E perché non... qui non escono in ciabatte, a Grosseto sì. Capito? Qui sei a Milano e lo guardavano con diffidenza e lui soffriva molto. Bianciardi ha avuto una vita di una difficoltà, tutti lo sappiamo, insomma, anche come si è conclusa è chiaro. Ma mi ricordo che
diciamo, questi discorsi esacerbati, lui era molto spiritoso, ma di un'ironia molto diversa da quella leggera, era, insomma, era mare in mano, non era facile. Mi ricordo che una volta ci siamo fermati in piazza Gramsci, vicino dove abitavo io, che a Milano per piazza Antonio Gramsci è sotto pensatore politico. Cioè a Milano sono precisi, è computista commerciale, cioè loro vogliono che si sappia. Antonio Gramsci, pensatore politico, geometra, cioè loro, e c'era, adesso è cambiata, ma allora c'era una di quelle piazze con al centro una aiola a forma di colon, non saprei. Sì, cioè, quelle aiole che non, sono cadute, non so, dall'altro. E su questa aiola c'era un corpo umano, in una posa tragica come nei film, morto era chiaramente. E allora Luciano in ciabatte e io che stavo col cane ci siamo avvicinati, ora erano le 7:30 era, parlo degli anni 60, un'ora difficile per Milano, perché alle 7:30 il milanese deve correre a casa a mangiare la pastina in brodo, perché la sera il brodo fa bene, e corrono verso casa disperati per essere a casa alle 7:35 e mangiare le stelline. Adesso hanno spostato, adesso va anche bene, no, alle 8 comunque, e non si fermavano, e c'era questo cadavere lì, morto, e allora Luciano entra nella aiuola informe e tocca questo corpo e si accorge che si muove, alza lo sguardo e c'è un mangiatore di stelline in brodo che non si ferma ma rallenta. Allora lui forse si illude, fa, respira, e questo frega un cazzo a me. E lui, hai capito che aria tira? Sì, ho capito. E questo era Milano negli anni 60, era molto difficile. Fraiano scrisse il suo romanzo a Milano nel 46-45, perché incontrò Longanesi, che era un seduttore, un corruttore, cercava di imbarcare tutti nella sua nave, e gli disse: devi scrivere un libro assolutamente, ti do 6 mesi. E lui scrisse il libro perché stava talmente male a Milano che scrivere non gli pesava, e cioè non, a che rinunciava? Alla nebbia, al freddo, a Piazza Gramsci, pensatore politico, è riuscito a fare, cioè ci sono dei contesti che funzionano con alcuni e con altri sono letali. Per esempio con Biacciardi Milano era la morte, anche con Marchesi, però Marchesi era un ridanciano, cioè uno che cercava di risvoltare sul piano dell'umorismo, se non altro, se non della comicità, quindi ne usciva. E gli altri che si sono in qualche modo opposti a certa routine defatigante hanno perso. Ma come no? Tanto hai accettato la definizione di maestri, sì. Ma come tu hai detto, le ho scelte, ma come per esempio Fraiano, come l'ha incontrato? Perché non era incoraggiante la risposta che ha dato a Pubi Avati che lo cercava, sì. Quella non mi scriva più. Però era molto bella. Sì, era bella, però. Molto bella, perché quando tu ricevi dalla provincia una lettera, io me la figuro, non l'ho letta, non lo so, ma sicuramente c'era una certa arietta da. Noi siamo dei cineasti giovani, e lui ha detto no, lasciamo perdere, via. Ma non con cattiveria, ma ha capito che insomma era fastidiosissimo, insomma, avere un. Nel tuo caso l'approccio sarà stato diverso. No, avevamo degli amici comuni, ci siamo incontrati, ma poi insomma ci piaceva scherzare, andavamo nello stesso stabilimento balneare, tutte e due avevamo la casa Fregene, cioè c'erano occasioni e quindi era facile incontrarsi e facile ridere, perché in fondo le amicizie nascono o dal dolore o dalla serenità. C'è
un tempo intermedio. Io mi ricordo che i primi tempi non facevamo che divertirci, facevamo delle cose anche un po' infantili per un uomo maturo come lui, però era divertente. C'erano, per esempio, allora c'era un istituto di suore che avevano affittato, delle suore avevano affittato una villa e avevano messo dentro una ventina di ragazzine, poverine, bruttine, quelle con i capelli con le falde, e le facevano uscire con gli zoccoletti, tutte sempre alla stessa ora, alle 5, e le facevano cantare. Questa villa era di fronte alla casa di Flaiano, e alle 5 lui veniva preso da un attacco isterico perché le ragazzine uscivano e si sentiva tra tra tra, andiamo a vedere il grano, il grano, il grano. E lui, ma perché cantano sempre solo questa? Non lo so. Lui andò a suonare un giorno a vedere il suono. Un giorno suonare, un giorno. Ma perché le bambine cantano sempre? Non li poteva più quella canzone. Ma non lo so, io sai, io sto in cucina, sì, ho capito. Ma ci sono anche altre canzoni. Ma sai, io non le conosco. Ma come? Non conosce la Pavone? Ah, la monaca! La monaca spaventata, con gli occhi sbarrati. Non la conosce perché Flaiano, che canta alla monaca, che vorrebbe scappare urlando, la partita di pallone. Erano cose che succedevano, erano lampi, e poi non è che tutti i giorni era così. Ogni tanto però scappava di mano la situazione, era molto piacevole, era molto divertente. E vabbè. No, e poi adesso ci salutiamo, però la domanda sui maestri mi spot, perché insomma uno dice, beh, tu vieni e trovi Flaiano, poi Marchetti, tu sei stato un maestro poi per alcune generazioni, sì, sono diversi maestri, è molto diverso però anche cercarsi maestri oggi. Beh, oggi non li cerca nessuno, quindi sai, molto pochi, i giovani non hanno dei miti da perseguire. Perché? Innanzitutto è più facile avvicinarli, cioè, i mezzi di comunicazione, è tutto molto più fare facile. Fare l'amicizia su Facebook è più facile, però certo. Poi avvicinarli davvero... Ma non vogliono avvicinarli, non credo che ci sia questa curiosità umana, non è tanto quello. Mi sembrano abbastanza disinteressati, perlomeno sotto questo punto di vista. Poi naturalmente saranno anche loro affascinati dai contenuti, ma non c'è la ricerca... Io quando ho conosciuto Marchesi, Marchesi era l'uomo più goffo che abbia mai visto, urtava tutti gli oggetti che erano nel raggio di 50 metri da lui, faceva cadere qualunque cosa, ed era irresistibile perché era divertente, è pericolosissimo, pericolosissimo, molto divertente. E quindi ti sembrava di stare con un compagno di scuola di quelli casinisti, diceva, ah, buono, era molto divertente, era spiritoso ed era... Non aveva paura di niente, aveva passato tante di quelle esperienze di vita, e anche professionali, ma anche di vita. Poi nei momenti di confidenza mi raccontava, lui si innamorò di un'attrice italiana bellissima dell'epoca, Olga Villi, era molto bella. E lui si innamorò come un scimunito. Ora Marcello, bravo, simpatico, ma brutto. E lei, insomma, non è che fosse tanto disponibile. E lui ha fatto di tutti i colori, fasci di rose, poesie, tutto quello che si faceva all'epoca. E poi a un certo punto dice, sai che ho fatto io? Si è arruolato per l'Africa orientale e si è presentato col casco coloniale vestito, una cosa da pisciarsi sotto da ridere, ma insomma... Non aumentava il fascino estetico, no, ma lui pensava, mi vede così e voglio vedere come reagisce. Ha detto, parti pure. No, peggio. Io allora ho deciso, parto, e lei stava truccando, si guardava, fine. Beh, questa è raccontata da Marcello 50 anni dopo, è una chicca, ma lui se la ricordava e riusciva a raccontarla così. Ma guarda che
detta dalla donna più bella del mondo, col casco in testa e le civerne, le cose, terrificante. Cosa hai imparato te da Flaiano in particolare, oltre che dagli altri maestri, e oltre alle cose specifiche? Ma un certo modo di scrivere, ma naturalmente non è che mi dicesse allora virgola, punto, cioè io lo leggevo con una particolare attenzione, cercavo di capire un po' una tema, non era uno scrittore che esagerasse nella tecnica, era assolutamente naturale quello che era buffo, accidenti. Insomma, questi sono stati i maestri, insomma, i punti di riferimento. Io sono stato fortunato anche perché io faccio parte di una generazione che non ha combinato un cacchio. Noi non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto la guerra perché eravamo troppo piccoli, non abbiamo fatto la resistenza per lo stesso, non abbiamo fatto il 68 perché avevamo 3 anni in più del consentito. Manco il 68 siamo riusciti a fare niente. Quello che abbiamo ottenuto ce l'hanno regalato. Avevi 32 anni? Sì. Ah, quindi eri sopra i 30. E niente, non mi servivo più. L'ho dovuto fare privatamente. Sì, no, Roma non ha orari, non arriva orari, no. Bell'aria si chiudono tutti, dice. Sì. Meglio che ci salutiamo. Meglio che ci salutiamo, grazie. La personcina è rotata.